Buonasera a tutti, io sono Frankie Energy MC, normalmente canto, faccio il rapper, ma questa sera sarò... mi hanno invitato per parlare, mi hanno invitato per chiacchierare, per dare... tirare giù due pareri. Purtroppo io, purtroppo per fortuna mia quantomeno, sono un musicista, non sono un tecnico, non sono come tutte le persone che mi hanno preceduto e che mi seguiranno, esperto in materia di alimentazione globale, esperto per la tutela del territorio, ma ho dei punti di vista. Alcuni di voi sapranno che ero stato arruolato con il ruolo di ambassador per questa grande fiera di Food and Beverage che debutterà a Milano il 1° di maggio e che per 6 mesi animerà la capitale morale d'Italia e non solo, per Expo 2015. Io all'epoca, quando mi è stata fatta la proposta di diventare un ambassador, ho accettato con entusiasmo. Avevo capito che dovevo fare l'ambassador per l'Expo 2015, però ho capito che c'era un errore di fondo e quindi evidentemente i motivi per i quali avevo sottoscritto il documento, che poi ho lietamente stracciato, sono fortunatamente incarnati da Expo dei Popoli, visto che la tutela degli agricoltori del sud del mondo non sarà materia del contendere presso i padiglioni della Fiera di Rho. Il mio intervento si intitola Miseria e povertà e sono un pugno di riflessioni. Gli ho dato questo titolo soltanto per il piacere di poter utilizzare il carattere comic sans serif, che è uno dei peggiori della storia dell'informatica. E sono stato in Africa accompagnando una ONG, che tra l'altro è una delle anime in cui si esprime Expo dei Popoli, ACRA CCS, che ha degli interessanti progetti che riguardano l'alimentazione, la sanitizzazione, l'istruzione e comunque il sostegno attraverso la fornitura di progetti a persone che abitano in zone disagiate del pianeta. Nella fattispecie io sono andato in Zambia, non ero mai stato in Africa e non mi immaginavo che in alcuni aspetti potesse essere esattamente per come me li immaginavo. I villaggi che in macchina durante le 2, 3, 4 ore di trasferte che ogni mattina si affrontavano per andare a visitare delle scuole nelle aree rurali, i villaggi sono esattamente come se li immagini, cioè le capanne di fango, con i tetti di paglia, con bambini poveri. Lo Zambia è una nazione abbastanza povera e quel bambino, essendo zambiano, è un bambino evidentemente povero, in un villaggio povero, in una nazione povera. Altre capanne povere, c'è dell'erba povera in primo piano. E una cosa che però mi è saltata agli occhi, che sinceramente non immaginavo, non ci avevo mai pensato, no? Che mi aspettassi che fosse diverso, per carità, però vi prego di guardare il contorno dell'immagine, la parte bassa di queste immagini, è terra, brulla, sassi, ciottoli, ma è pulito. Per terra, nei villaggi, che si raggiungono dalla città più vicina, la città equivale a un paesino, Cipata, insomma, non so quante migliaia di abitanti faccia, ma è veramente un posto piccolo ed è un capoluogo di una regione molto importante, dello Zambia, e ci vogliono più o meno 3 ore per arrivare qui, e bisogna fare anche un paio di guadi con l'acqua che arriva a metà delle portiere, eppure è pulito, sì, c'è un paio di pezzi di carta, però cioè, c'è la sensazione che siano talmente poveri che non si possano permettere l'immondizia. Perché noi siamo molto ricchi, noi l'immondizia ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo talmente tanta che la mostriamo. La mostriamo con orgoglio in alcuni casi. Qui invece
sei nel nulla, in un meraviglioso nulla, o per meglio dire, non nel nulla, sei in un tutto diverso da quello che sei abituato a vivere. E questi bambini che vedete in questi spiazzi puliti sono quelli che si svegliano di solito alle 4 del mattino, accendono il fuoco per prima cosa, poi prendono una scopina corta e iniziano a ramazzare davanti a casa e puliscono tutto, i bambini. Poi a un certo punto, dopo che hanno finito queste operazioni, diciamo, di pulizia domestica, si mettono in uniforme, tutti, e a piedi vanno a scuola. A piedi, facendo 2, 3, 4, 6 chilometri a piedi tutti i giorni, in uniforme, a 5, 6, 7 anni, 8, 10, e vanno in queste scuole. Queste scuole sono... In Zambia esistono due tipi di scuole. Esistono le scuole governative e le scuole comunitarie. La scuola governativa è la scuola di Stato, in un certo senso, è quella che il Ministero dell'Educazione costruisce, Invece queste scuole sono scuole comunitarie, ovvero sia costruite dalla comunità. Cioè, costruite dalla comunità significa che un villaggio inizia a costruire i mattoni che avete visto prima e quando sono seccati li mette per costruirci una scuola. E una volta che la scuola è costruita, i genitori che hanno costruito fisicamente quella scuola raccolgono i soldi e pagano i professori affinché insegnino i loro figli, perché non c'è una scuola pubblica lì. Siamo in mezzo al nulla, in mezzo alla campagna dello Zambia. Però c'è questa esigenza, c'è questa curiosa esigenza di mandare i figli a scuola. Si coglie l'importanza di mandare i figli a scuola e si sta parlando di scuole costruite in maniera estremamente semplice. Normalmente la struttura di una scuola è una parete a tutta altezza da una parte, una parete a tutta altezza dall'altra. In mezzo ci sono dei muretti bassi, alti più o meno un metro. Sulle pareti lunghe c'è attaccata una lavagna, c'è una parete divisoria per avere almeno due aule. La copertura spesso è in paglia, in alcuni casi in banano, piuttosto che i più fortunati riescono anche a comprare delle lamiere. Alle volte ci sono i banchi, i pavimenti non ci sono praticamente mai, però ci sono loro. Ci sono loro e sono tanti, veramente tanti, e hanno una gran voglia di imparare. C'è questo strano, surreale desiderio di voler imparare, di voler apprendere. Io non c'ero abituato, io normalmente quando andavo a scuola non è che c'era la voglia di apprendere, si andava a scuola perché ci si doveva andare. E loro ci vanno, tutti in uniforme, ripeto, perché gli è stato detto che la cultura è un bene fondamentale e la vera ricchezza la si riesce ad avere soltanto quando si ha la cultura. Loro sono genitori di questi ragazzi, loro sono alcune delle persone che hanno costruito i mattoni che vedete alle loro spalle. Loro sono quelli che hanno capito che se il loro bambino continua a pascolare le capre o le mucche o gli zebù o quello che siano, non avrà mai delle chance, non avrà mai delle chance. Deve imparare, deve acquisire gli strumenti che gli permettano di potersi anche spostare, potersi muovere, potersi relazionare con il mondo circostante. E questi genitori, sono i genitori di questi bambini, poveri. Vedete, quello di là è più povero di questo, anche un'espressione decisamente più povera. Questo ha le mosche, ha di più evidentemente. Io non è che voglio fare della facile ironia, non è che li voglio sfottere. In Zambia non c'è un vero e proprio problema di alimentazione, non c'è sottoalimentazione.
C'è qualche caso, però intendo, non è una piaga endemica. Lì il problema è l'AIDS, perché un genitore su 7 di questi ragazzi è sieropositivo o malato. E ci sono probabilità che anche uno di loro due possa essere sieropositivo, perché al momento del parto in Zambia c'è il rischio che ci sia una confusione tra il sangue materno e quello del bambino, e se la mamma è sieropositiva, in quel momento il bambino rischia di diventarlo, e in tanti lo diventano. E è una nazione che ha una prospettiva di vita media di 49 anni. L'età media dello Zambia è di 16 anni, è una nazione adolescente, povera. Povera, ma che sinceramente non avevo mai incontrato. Una nazione nella quale viene guardato in faccia da tutti. A me non capita troppo di frequente, mi sta succedendo in questo momento, ma domani per strada non credo che tutte le persone che incontrerò mi guarderanno in faccia. In Zambia sono stato guardato da tutti, da questi bambini, dai loro genitori, da tutti quelli che ho incrociato. E c'è un orgoglio, un'eleganza e una bellezza che è evidentemente negli occhi di tutti, che convive con la povertà, ma non è ostacolata dalla povertà. La povertà è la mancanza di beni, e la mancanza di una bella scuola, di avere un bagno decoroso e di poter avere cibo negli orari giusti e poter avere del cibo caldo. Beh, devo riuscire. Questi sono, è la media dei trasporti, cioè in Zambia le merci viaggiano così. Questo è un taxi, è una bicicletta che viene pagata per trasportare merci da una parte all'altra. E quindi, se questa è la povertà, è difficile riuscire adesso a introdurvi l'argomento della miseria. Proviamoci. Questa è una latrina di una scuola. In una di queste scuole comunitarie bisognava costruire delle latrine ed è stato costruito questo modello. Si può dire che è un cesso. Possiamo. Questa è la toilette nella quale queste ragazze devono andare, anche durante il periodo del ciclo. Ci sono molte ragazze che rinunciano ad andare a scuola nel periodo del ciclo. Uno, perché è difficile trovare gli assorbenti. Due, perché arrivati a scuola non si è nelle condizioni igieniche. Questa è la latrina. Questa è la libertà. È una buca che una volta che si riempie, si ricopre, si sposta la palizzata che c'è intorno di qualche metro, si e si va avanti. E questa è la povertà, per carità, cioè, è anche pulito dentro, al di là del buco è pulito. Ma allora, se questa è la povertà, che cos'è la miseria? È l'Intercity Milano-Napoli. Un'Italia che viaggia. E l'Intercity Milano-Napoli, ma potrebbe essere il Torino-Milano, potrebbe essere il Catania-Cuneo, non importa, non c'entra la geografia, c'entra la miseria. Perché questa è miseria, ragazzi, questa è miseria. La miseria è uno stato dell'anima, è una cosa che ti... è l'incapacità di poter avere quello che si ha, probabilmente. Qui siamo a Cremona, la città nella quale abito da qualche anno. Vi prego di notare l'attenzione, scusatemi, non vorrei parlare di corda in casa dell'impiccato, evidentemente. La questione dell'immondizia, sulla quale io adesso mi prenderò anche la libertà di ironizzare minimamente, in questa area geografica, ma non solo in questa, è una cosa sulla quale non bisognerebbe scherzarci, ma bisognerebbe risolverla. E ci vorrebbero però dei governanti capaci di risolverla, ci vorrebbe una volontà, ci vorrebbero tante cose. Ci vorrebbe meno miseria.
ci vorrebbe che quello stronzo che ha attaccato quel materasso al cartello di divieto di scarico almeno avesse imparato a leggere per capire che poteva anche evitare di farsi questa fatica, che alza il telefono, te le vengono a prendere a casa, cretino, cretino che non sei altro. La settimana dopo, nello stesso posto, ho trovato questo. Qualche mese prima la situazione era questa. Qui è vicino a casa mia, a Cremona, per questo è così documentato questo angolo di scempio. E uno dice, vabbè, ok, allora sono le persone che decidono di fare la differenziata, ma prendono le bottiglie e le tappano. In maniera che facciano tanto volume, così 10 bottiglie occupano lo spazio che dovrebbero occupare 100 bottiglie, ma io sono al sicuro, quindi anche nel compiere un gesto positivo si finisce per tirar fuori un cucchiaino della propria miseria, anche della propria ignoranza. Uno dice, ok, va bene, non è che le persone nel momento in cui si trovano a dover lavorare con un bene comune considerano quel bene comune di nessuno e quindi, perdonatemi il francese, ci cagano sopra. Allora queste persone mi immagino che siano più attente nella propria vita privata. Qui siamo in provincia di Modena e apprezzo il fatto che i pedoni vengono pregati gentilmente di non sostare sulla cazzo di pubblica via perché si rischia di dar fastidio ai cani. I cani si infastidiscono. Per amore proprio di completezza, sul cancello accanto che uno dice, no? Perché sono sorposensibili. Quindi, questo signore preferisce buttare addosso a me, che sono un tranquillo passante sulla pubblica via, in collo la croce di avere preso due cani detestabili, odiosi, inutili. Inviti le persone a star lontano dai cani, perché altrimenti i cani disturbano i vicini. Ma come stai? Ma come stai? Quest'uomo, secondo me, in qualche misura è riuscito a far sublimare il senso di miseria che vorrei riuscire a trasmettervi. Certo è che se allora, ok, abbiamo capito, è il cittadino, la miseria è responsabilità del cittadino, quindi le pubbliche amministrazioni evidentemente devono riuscire a educare. E quindi, a parte che si definisce uno che porta in giro a cagare il cane un conduttore, manco fosse un tranviere, che è meraviglioso, però intendo con 25/300 euro, no, cerco di darti una direzione, di darti un'indicazione, no? Si mangia bene qui, ok, per favore la butti l'immondizia, ma non gettare i piatti di ceramica. Ma come stiamo? C'è veramente bisogno, c'è l'esigenza di dire che i piatti di ceramica non vengano buttati, altrimenti uno piglia, fotte via tutto e via, allegri, pronti, è un centro commerciale, viva il commercio. No? Si cerca di arginare la miseria del pubblico, no? No assaggio. Qualcuno cerca di essere anche più preciso, qui siamo ancora a Cremona, no? Perché anche la lezione del rap insegna che una rima aiuta sempre, no? È una cosa da imparare, è vietato toccare per rubare, già sai, fratello, che te lo dico a fare. No? Vi prego di soffermarvi adesso su questa immagine. Sarà capitato anche a voi di vederla in giro. Questo dispositivo è un distributore di biglietti numerati che si trova nella fattispecie in un salumiere non distante da casa mia
che permette così di organizzare delle file ordinate per prendere il prosciutto, il formaggio e via discorrendo. Quindi per disciplinare un aspetto di zandatezza del costume, soprattutto italico, che sta nell'incapacità di accettare il fatto che lui era prima di me e dopo arriva quello, poi ci sarà lui, poi ci sarò io, poi ci sarà quello, no? La sintesi grafica che è stata scelta è mirabolante, non trovate? Con quella sbarra che dice no, prende ancora di più, no, il senso. Io sarei tentato di tatuarmelo sul torace, come una sorta di autodifesa. E queste sono cose che vengono fatte per cercare di aiutare le persone a essere meno miserabili. Meno miserabili, perché fa proprio schifo quello che ti ruba il posto davanti al salumiere, che superi la vecchietta che è distratta da un tonno. Conosciamo i tonni e le vecchiette. Qui siamo in un ospedale. Cioè, io non voglio criticare, non voglio produrre dei giudizi di merito né su chi ha avuto la sensibilità di dare questa informazione, né su chi ha l'esigenza di riceverla. Mi dispiace che ci sia questa esigenza in generale, intendo. Mi sento un po' male io e spero un pochino anche voi che ci sia questa necessità di doversi spiegare con rapidità, anche a costo di mandare in culo la lingua italiana, se necessario. Questa è un'istituzione, stiamo parlando del Club Alpino, che vieta ai minorenni di salire al soppalco. Al. Come se fosse al soglio pontificio, no? Una cosa... Non possono i minorenni salire al soppalco, che altrimenti... Era in un autogrill, mi sono fermato a quello dopo, perché sono stato preso dallo sconforto. Se... Allora, ne abbiamo tre. Abbiamo anche una certa fretta, quindi le decisioni le dobbiamo prendere in maniera stringata. Scusatemi le spalle, ma dato il contesto mi immagino che sia anche più gradito. E... Guasto... Quello, cioè, spero che non ci sia bisogno di scrivere, cioè, se c'è uno che ci piscia sopra, forse il secchio l'ha messo nel caso in cui uno, no, magari, preserviamo, evitiamo e cose varie. Quindi quello è fuori. Forse questo al centro è guasto. Ma chi non mi assicura che questo non mi sputa? Cioè, io vengo messo in una situazione nella quale le informazioni... iniziano a confondersi, mi si danno informazioni contrastanti, apparentemente contrastanti. Oppure mi si ribadiscono delle cose. Cioè c'è il codice della strada che ha stabilito che esiste il segnale di divieto di sosta, di parcheggio e di spazio riservato a portatori di handicap. Sicuro, sicuro? Te lo metto pure in arancione. La cosa miserabile, secondo me, è che c'è qualcuno che arriva lì e scendendo con la propria carrozzella deve dire cazzo sì, io ne sono sicuro che questo posto mi spetta. C'è veramente bisogno di dover aggiungere queste postille? Quando poi, a 200 metri da quel cartello, decidi, il giorno prima di un lavoro in corso, di collocare un cartello che ti dice che l'indomani lì non potrai parcheggiare, ma di fatto lo impedisci all'unico spazio per handicappati, portatori di handicap, diversamente abili, non vi incazzate, vi prego, io parlo spiccio alle volte, l'unico spazio di tutta la piazza accessibile. E io cosa faccio? Ci metto un cartello davanti per impedire alle persone l'indomani di fermarmi, ci immagino che ci sono anche adesso, perché tanto alla fine, ragazzi, non è che si può... Roma, caput mundi. Uno che deve fare qua? Uno che deve fare? Chiamo un esorcista.
telefona Spock, due su. Non mi rendo conto. Non mi rendo conto perché nella modernissima stazione Tiburtina di Roma ci sia questo tipo di esigenza. Che di solito col culo che mi ritrovo io sono al 20 come binario in tutto questo. Però è evidente che c'è leggerezza, che alla fine uno ha detto: ma tu l'hai firmato quel foglio, allora stiamo a posto così, va bene, massima mettine 5 di cartelli, ma che me ne fotte a me, tanto alla fine l'abbiamo comprati e usiamoli questi benedetti cartelli. E qui secondo me bisogna riuscire a stringere, perché sto diventando forse un po' troppo prolisso. Siamo nell'ospedale di Città di Castello, questo è un bagno, quelli accessibili al pubblico. Questa è una maniglia di quelle che vengono utilizzate dalle persone anziane o comunque in difficoltà per potersi aiutare in un momento complicato, per chi ha delle difficoltà motorie, come andare in un bagno pubblico di un ospedale italiano. E quella corda, ve lo giuro, è a questa altezza, è qua, ed esce di tanto così. Cioè, o c'è Yuri Keiki che deve andare a fare un esame, la VES, e gli scappa. Questo secondo me è una cosa veramente schifosa, questo è miserabile, vaffanculo, qui veramente vaffanculo, questo è una vergogna, questo è uno schifo, questo è uno schifo, questo è uno schifo. Queste sono le fioriere che sono lungo via Principe Belmonte, a Palermo, nel centro di Palermo, via Ruggero VII, via Libertà, stiamo parlando del salotto del capoluogo siciliano. E le fioriere sono fatte di Eternit, e sopra c'è scritto Eternit, Sicilia, e ci sono persone che muoiono di silicosi, persone che guadagnano miliardi perché devono far smontare tetti, no? Che poi vengono smaltiti e cose varie. E questa è una fotografia che ho fatto l'anno scorso. Le fioriere sono sponsorizzate da Eternit e nella fattispecie i responsabili di quella porcata liberi. Questa è la miseria. Questa macchina è targata L'Aquila. Quella macchina è in quella posizione da quando gli è cascata la parete del garage, come tutto il resto della città che è alle spalle di questa automobile. Questa è la miseria, altro che la povertà. Noi ci avremo i mezzi per poterla mettere a posto questa cosa, ci avremo i soldi per poterne mettere a posto 10 dell'Aquila, ma la miseria ce lo impedisce. Ecco come usiamo i bambini. Questa secondo me è miseria. Questo è una copia di un catalogo di un marchio di abbigliamento, un marchio di intimo. Mi immagino che parecchie delle ragazze, delle signore presenti oggi abbiano addosso questo marchio. Nella fattispecie, lì in alto vediamo anche il logo di una famosa multinazionale americana, famosa per i sorti. E si vede che gli piacciono anche le topoline, a questi qua. Perché questa qui è la pagina di un catalogo, che era normalmente in diffusione. Per carità, non c'è nulla di pornografico. Però se la devo mettere accanto ai bambini che vi ho fatto vedere prima, non lo so, ho come la sensazione che sta bambina si troverebbe più a suo agio di là, che messa qui a fare la starlette. Ma il vero problema della miseria, in realtà, è l'ignoranza. E lo hanno capito i genitori dei ragazzini in Zambia. Provane sia che tirano fuori i soldi e si fanno un culo tanto per poterle costruire le scuole e mandarci i figli dentro. D'altronde in Italia il cinema moderno a Roma è in questa situazione. Un'anima pia ha lasciato una rosa dentro una bottiglia di birra, come dire, lasciamo una punta di arte. E il problema è l'ignoranza, è un famoso quotidiano del Nord, ha capito anche qual è il motivo per cui c'è tutta questa ignoranza in giro per lo stivale. Che alla fine il terrorismo islamico, sì, dopo 10 anni torna la paura, ma come torna passa pure. Il fatto che cazzo, 60% saranno meridionali, ragazzi, è un vero problema. Il vero problema è l'ignoranza, che non arriva senz'altro da insegnanti meridionali. Deriva dal non imparare, dal non insegnare, dal fottersene.
voglio concludere questo mio intervento, dopo aver parlato appunto di quella che secondo me è la povertà e quella che cos'è la miseria, un'esperienza che ho fatto 3 anni fa con ActionAid, che è un'altra organizzazione che è in seno a Expo dei Popoli. Siamo andati insieme ad ActionAid a visitare alcuni villaggi nell'entroterra dello stato di Bahia. E nella fattispecie siamo arrivati in questo posto, non mi ricordo come si chiami, è in mezzo al nulla, non c'è niente. Vedete, questa linea ferroviaria a scartamento ridotto porta carbone tra il nord e il sud del paese. E gli alberi li tagliano anche così, sono strani in Brasile. E qui veramente non c'era nulla, c'erano le case che vedete, c'era una piccola scuola, nuvole a perdita d'occhio e la gang di teppisti del posto, la malavita locale, che potete vedere in questa immagine. Una gang di lieti teppisti, di cui temo che questo sia il basista, tra l'altro, che a un certo punto mi approccia. Mi vengono tutti intorno. E uno di loro mi fa, ma scusami, in un misto, cioè parlava in portoghese, io in italiano, ci siamo capiti perfettamente comunque. E dice, ma mi togli una curiosità, ma dove abiti tu? Ma come sono fatti i soldi? E i soldi sono, abbiamo l'euro, in tutta Europa abbiamo l'euro, un euro equivale a 2,66 reais, la valuta, il cambio dell'epoca in Brasile. Faccio tutta la spiega, no? Minchia, mi sembrava di essere Piero Angela. E a un certo punto mi ascolta tutto soddisfatto e mi dice, ma ce l'hai da farmene vedere? Io tiro fuori il portafoglio, apro, e avevo una banconota da 50 euro. E dico, va, eccoci. Questi sono 50 euro per 2,66 reais. Quanto fa? La do in mano, questi qui se la guardano, se la passano tutti quanti e poi me la restituiscono. E dice, ma monete? Ce n'hai monete? Vabbè, proviamo. Guardo di nuovo nel portafoglio e c'è una moneta da 1 euro. Dico, ah, fantastico, eccolo qui. L'unità base, 1 euro, 2,66 reais. Gliela mette in mano, la mette nel palmo della mano, la gira e dice, ah, ma questo è l'uomo vitruviano. Lui ha 9 anni e in mezzo all'entroterra dello stato di Bahia, guardando quell'immagine, ha detto, ma questo è l'uomo vitruviano. Io ho detto, ma lo sai che se tu pigli e vieni a casa mia e fermi 100 persone e gli chiedi chi è l'uomo vitruviano, ci sono poche chance che qualcuno ti dia la risposta corretta, te ne daranno di grandemente fantasiose. Facciamo una cosa, mi sei veramente piaciuto. Io regalo questo euro alla scuola, no? Diventa una dotazione per la scuola, come la cattedra, come il computer della sala informatica. Tu ne sei. Tutte le volte che a scuola bisogna parlare di euro, Leonardo da Vinci, il tondo, bimetalli, quello che ti pare, tu tiri fuori la moneta, la fai vedere a tutti quanti e poi la rimetti via. Ok? D'accordo? Affare fatto. Ciao. Mi allontano, dopo 5 minuti sento tirare per la giacca, mi giro e c'era ancora lui con questa moneta che se la girava in mano. E ma dopo che l'ho fatta vedere a tutti, poi te la devo ridare. No, non me la devi ridare. Ti dico che è della scuola, tu la custodisci. Poi ci saranno altri che verranno dopo, non è che puoi farla vedere a tutti. Altri la dovranno vedere, non ti preoccupare. È diventata come la lavagna. È parte della scuola. Okay. Mi allontano. Passano altri 5 minuti. Sento di nuovo tirare per la giacchetta. Mi giro, c'era ancora lui, sempre con sto moneta in mano. Guardandomi così mi fa, ma quindi adesso io ti devo dare 2,66 reais.
Io in quel momento ho capito, uno, che non gli interessavano i soldi, ma che era un numismatico. Non lo sapeva. Ma non gli interessavano i soldi perché non gli interessava era cosciente del valore, ma non era quello il problema, non era quello il suo obiettivo. Eppure lui conosce l'uomo vitruviano. Quei soldi non ce li ha, ma ha delle cose che persone che quei soldi ce li hanno non hanno, non le hanno. E con tutti i soldi che hanno non riescono neanche a comprarle, perché non è con i soldi che si compra la cultura. Servono, per carità. Ma è con l'impegno e con il desiderio di apprendere che lui aveva veramente e ha e avrà con grande forza. Io grazie a lui ho capito che è l'ignoranza, la vera piaga. Quindi volendo concludere questo intervento, se sintetizzare in un'immagine la miseria, io probabilmente sceglierei questa. Sceglierei questa con un mazzo di fiori buttato via. Ma non è tanto il fatto che uno ha preso un mazzo di fiori, che è la bellezza, che è la purezza, che è la natura, e l'ha buttato via. Ma minchia, nella plastica. E comunque, se questa deve essere l'immagine della miseria, io mi auguro, e credetemi, vi auguro con tutto il cuore di passare il resto dei nostri giorni avendo ben chiaro di fronte l'immagine della povertà. Grazie a voi tutti.